Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. A volte abbiamo la sensazione di vivere in un mondo impazzito, in una società schizofrenica. Alla violenza degli uni fa riscontro la violenza degli altri, in un crescendo inarrestabile. Le sagre festaiole di chi non ha mai problemi economici vanno di pari passo con le angosce di chi dalla sera alla mattina si ritrova senza lavoro. Ma si può continuare così? Sì, per il semplice motivo che è come muoversi in una china che è tutta in discesa. E sappiamo bene che è più facile andare in giù che non fare retromarcia e andare in su. Del resto non ci sono né leggi né leader che possano indurre a cambiare. I cambiamenti veri, affidabili, duraturi, vengono solo da dentro, da convinzioni e da decisioni personali. Convertitevi, conversione. Ecco la provocazione che ci lancia il Vangelo di questa domenica. Sì, saranno pure vecchie queste parole, ma non c'è un'altra ricetta che possa guarire dalla schizofrenia questo corpo impazzito. Quando Giovanni Battista le gridava, Tiberio Cesare non lo sentì. Neanche Erode, tetrarca della Galilea, gli badò. Neppure Filippo, suo fratello, che regnava sulle alture del Golan. Tantomeno Lisania, tetrarca della Bilene. Non ci badarono neanche i sommi sacerdoti Anna e Caifa. Si tratta di quei signori dei quali parla il Vangelo di questa domenica. Non ci badarono. Ma questi grandi personaggi sono ormai scomparsi da un pezzo. E invece quelle parole del Battista, convertitevi, preparate la via del Signore, hanno germogliato silenziosamente nella terra dell'umanità e oggi ancora continuano a risuonare. E quando trovano ascolto, anche un deserto può diventare un giardino. Sì, perché i veri cambiamenti non vengono anzitutto da noi. Noi possiamo tutto al più apportare qualche ritocco insignificante che dura poco. Ma allora che senso ha parlare di conversione se poi non siamo in grado di convertirci? Noi non lo siamo, ma la parola di Dio sì. Scende come pioggia o neve e se trova un terreno disponibile germoglia, cresce e produce frutto. O se cambia aspetto quel terreno. Quando ci troviamo all'Eucaristia domenicale è la parola di Dio a scendere su di noi, proprio come scese su Giovanni Battista, che l'accolse e le diede voce. Sì, ci sono strade da preparare, montagne da abbassare, burroni da riempire, anche ai nostri giorni. Ma potremo fare qualcosa solo se accoglieremo quella parola che scende su di noi e ce la portiamo in cuore come la più importante in assoluto tra tutte quelle che sentiamo ogni giorno. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.